Bentornati a tutti sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Marco Gelmini e questo è Roots of Strength. Nel video di oggi siamo ancora qui per parlare di bilancieri e quello che vediamo oggi ci vuole un po' di fantasia per chiamarlo bilanciere perché il log è un attrezzo dello Strongman e vediamo come nasce, per cosa si usa, come è fatto, per cosa può essere utilizzato e perché è così divertente. Prima di cominciare voglio fare una premessa e quello che vi voglio dire è che sono molto soddisfatto dei feedback che mi avete lasciato su questa playlist in cui abbiamo visto tutti questi vari tipi di bilanciere. Dato che è un progetto al quale tengo molto, ci ho speso volentieri il tempo che era necessario per far sì che almeno ogni bilanciere avesse un video specifico dedicato in cui riusciamo ad avere il tempo per scendere in profondità ed elencare dettagli e caratteristiche e anche le funzionalità che questo può avere nei nostri allenamenti. Sono molto contento di poter considerare questa raccolta di video come una cosa piuttosto unica per quello che si può trovare in rete al giorno d'oggi. Infatti, per le ricerche che ho fatto, almeno io, è stato piuttosto difficile trovare un'unica fonte che riuscisse a fornire una grande spaziatura tra un bilanciere e l'altro e elencarne tutte le caratteristiche e le funzionalità. Quindi per me è stato molto motivante questo aspetto e non sarebbe stato possibile se non mi avreste dimostrato il supporto che ho visto fino ad ora almeno. Quindi vi ringrazio per l'interesse che avete dimostrato nei confronti di tutti questi vari tipi di bilanciere e spero che questo riesca a contribuire alla crescita e al miglioramento del settore dell'allenamento con i pesi e tutto quello che ne deriva. Quindi se fino ad ora i video sui bilancieri vi sono piaciuti, vi invito a farmelo sapere in un commento, vi invito anche a condividere la playlist con la vostra mamma, la vostra nonna, in modo che anche loro finalmente sappiano quali sono i tipi di bilancieri che esistono e perché esistono e come possono utilizzarli, in modo che riusciamo a divulgare e a diffondere il verbo di come allenarsi con i pesi. Quindi, arrivando al video di oggi, parliamo del log, che è uno strumento che, come l'Exol, è un attrezzo dello sport dello Strongman. Si chiama log perché originalmente era un tronco di legno, praticamente, con delle maniglie intagliate in modo che potesse essere sollevato e spinto sopra la testa. Anzi, probabilmente agli albori dello sport non aveva neppure le maniglie, quindi era assolutamente un tronco innocente che doveva essere sollevato da terra fin sopra la testa. Negli anni poi si è evoluto per comodità, ovviamente, ed è diventato un tubo di ferro in cui vengono saldate delle maniglie a presa neutra che ci permettono di sollevarlo in qualunque maniera. Infatti, se vogliamo essere corretti, più che un log, questa è una log bar perché è un bilanciere praticamente, visto che è un tubo di ferro, che simula un tronco di legno, quindi un log. Quindi possiamo chiamarla log bar in questo caso e non magari log lift come fanno molte persone, perché il log lift non è un attrezzo ma è un'alzata, è il sollevamento del log lift. È come se noi chiamassimo la panca intesa come attrezzo sul quale ci sdraiamo bench press, mentre la bench press sappiamo che è un movimento più che è un'alzata di gara anziché uno strumento, un attrezzo. Grazie. Fatta questa piccola parentesi, cominciamo a parlare del log e delle sue caratteristiche e diciamo che è una prova simbolo, se non la prova simbolo dello Strongman, tant'è che molti atleti di questo sport ci dedicano tantissima attenzione nel sollevamento di questo attrezzo, molto più rispetto ad altre alzate, magari perché la sua componente, l'influenza che ha sulla classifica per vincere nello sport è altissima. Tant'è che molte persone lo definiscono come la prova per eccellenza di forza nella parte alta del corpo. E io mi trovo d'accordo, sinceramente, perché riuscire a sollevare 100 e passa chili, o molti di più nel caso di atleti molto più forti di me, è estremamente difficile con uno strumento del genere, perché non è come un normale bilanciere, ma sarà anche più difficile da stabilizzare, vista la natura dell'oggetto e l'ingombro che ha. Possiamo dire che il sollevamento del log si compone in tre fasi. Infatti, nella prima fase dovremo staccare da terra l'oggetto in un classico stacco da terra, portarlo ad altezza fianchi. Da lì dobbiamo girarlo al petto e possiamo farlo servendoci di una fase intermedia in cui riscendiamo in squat e ci appoggiamo il bilanciere, il log sulle gambe. E con la seconda vera fase faremo una girata in cui porteremo in posizione di rack sopra le nostre spalle lo strumento. Da lì, quando sarà stabile, poi potremo procedere con il press effettivo e porteremo l'attrezzo sopra la nostra testa.
Nelle gare di Strongman, solo quando l'attrezzo è sopra la nostra testa con i gomiti distesi e mostrando controllo e stabilità fermi sul posto, riusciremo ad avere una ripetizione valida. Quindi non sarà semplicemente da sollevare, ma sarà anche difficile dimostrare il controllo che riusciamo ad avere una volta che raggiungiamo la posizione più alta con l'attrezzo. Quindi possiamo assolutamente vedere come, rispetto magari ad altre prove e ad altri esercizi che si fanno in palestra, è una cosa assolutamente spettacolare, molto scenica, e per questo ha contribuito tanto a rendere famoso e anche interessante lo sport dello strongman. E questo è un lato positivo del log e dello strumento, e spero che questo via via nel tempo faccia in modo che si diffonda sempre di più questo tipo di attrezzo. Sfortunatamente, rispetto alla costruzione di altri attrezzi, come può essere un semplice bilanciere, costruire un log è una cosa un po' diversa, soprattutto perché la domanda magari non è alta come quella per un bilanciere. Infatti, le persone che utilizzano un log o che vogliono utilizzarne uno sono ancora poche, e quindi i produttori sono piuttosto limitati. Per esempio, questo log è della Fairlab e ha circa un diametro, se non ricordo male, di 32 cm, quindi ci sono log di diversa misura, non è come nei bilancieri che magari abbiamo una standardizzazione. Nello strongman ci sono vari diametri, quindi a seconda dell'organizzatore dell'evento possiamo trovarci log più piccoli e log più grandi. 32 cm come questo è una misura media che si vede abbastanza spesso, anzi difficilmente si vedono log più grandi, si possono vedere magari log un po' più piccoli. E io avevo anche un log più piccolo prima di avere questo, solo che quando gareggiavo nel settore dello strongman in gara il diametro era praticamente questo, quindi riuscire ad allenarsi con attrezzatura specifica che riesce a simulare molto quello che poi andiamo a fare in gara è imperativo se vogliamo migliorare e avere il massimo dei risultati. Una piccola nota sui log di varia natura: possiamo dire che un log più piccolo può essere più facile da stabilizzare sopra la testa perché ha meno ingombro, occupa meno spazio, quindi riusciremo a essere più stabili nel portarlo su, però la girata sarà un po' più difficile visto che avremo meno superficie di scorrimento sul quale far rotolare appunto l'attrezzo sul nostro corpo. Mentre al contrario un log più grande sarà magari più facile da girare e portare sopra le spalle, ma una volta che saremo lì sarà più difficile da tenere in posizione visto l'ingombro e soprattutto più difficile da stabilizzare vista la voglia, la necessità dell'attrezzo di continuare a spostarsi una volta che proviamo a pressarlo sopra la testa. Quindi considerate questi fattori quando volete acquistare, reperire o semplicemente costruirvi il vostro log. Altre applicazioni che possiamo avere con un attrezzo del genere: possiamo dire che non sono propriamente limitate, ma sono piuttosto magari superflue, perché con un log del genere possiamo farci tranquillamente rematore, floor press, panca piana con il log, panca inclinata, cose di questo tipo che si possono fare assolutamente, vanno benissimo, ma magari sono cose che riusciamo comunque a replicare con attrezzi diversi, quindi non ci serve per forza acquistare un log, visto che non è uno strumento che ha un costo così contenuto o che è così facile da reperire. A meno che non siate degli strongman che devono allenare il log lift e esercizi del genere con questo strumento, non è la prima cosa che comprerei, soprattutto per una home gym. Per quanto riguarda invece la parte di distensione sopra la testa che facciamo nel log lift, quella sì che possiamo farla in diverse maniere e ha senso magari soprattutto per un atleta di strongman allenarla in modo diverso. Quindi possiamo fare il classico push press in cui ci avvaliamo della spinta di gambe per sollevare più peso, possiamo farla in maniera strict, quindi una strict press senza utilizzare l'aiuto delle gambe, chiaramente il carico che utilizziamo sarà inferiore, e se siamo pratici con il weightlifting, se veniamo dall'ambiente della pesistica, possiamo implementare i vari tipi di split jerk e push jerk anche con il log, anche se sarà molto più difficile visto che questo metterà a dura prova la stabilizzazione dell'attrezzo data la natura esplosiva del movimento. Quindi ecco, altre cose che possiamo dire per il log è che ha le impugnature neutre, quindi per tutti gli esercizi che facciamo, ancora una volta come tutti gli altri esercizi, magari riesce a mettere meno stress sulle nostre articolazioni, soprattutto sulla spalla, e anche per il fatto che avendo un diametro così grande noi non spingeremo il log da qui come facciamo con il bilanciere, ma sarà piuttosto alto, quindi sarà un feeling un po' diverso. Magari per le nostre spalle andrà bene, ma ancora una volta, se ci alleniamo per lo strong va bene acquistare un attrezzo del genere, altrimenti è meglio se aspettiamo un po'.
Detto questo, se avete la possibilità di reperire un log e ci fate un buon affare, fatelo perché è un attrezzo assolutamente divertente da utilizzare e le prove sono anche molto spettacolari, quindi vi divertirete assolutamente a sollevare un tronco o un tubo di ferro del genere che sia. E per quanto riguarda questo attrezzo non c'è nient'altro da dire. Spero che questo video e tutta la playlist sui bilancieri vi sia piaciuta. Vi invito ancora una volta ad iscrivervi al canale se non l'avete fatto, a lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video.